Sono Roberto Ragazzini, sono il presidente della Federazione dell'Associazione Antifascista e della Resistenza che ha curato la ristrutturazione della cappella dal 2014 fino ad ora, insomma. Le principali criticità erano un parziale cedimento dei pavimenti e quindi la creazione di lesioni sulle pareti perimetrali delle due celle laterali della cappella. Quindi si è intervenuti con la risarcitura delle lesioni fino ad arrivare alle fondazioni e poi tutto un intervento sugli intonaci, tutte le modanature, le cornici presenti, le tinteggiature, oltre a proprio il restauro di tutti i marmi e ornamenti presenti. Un ringraziamento particolare, davvero di cuore, voglio farlo al partigiano Leandro Agresti per averci sollecitati instancabilmente per sostenere i lavori di ristrutturazione di questa cappella. Ha ragione, noi abbiamo il dovere di tenere alta la cultura e il valore della memoria e lo ringrazio perché in questi anni instancabilmente ha lavorato affinché la storia della liberazione di Firenze non potesse essere dimenticata. Durante la liberazione di Firenze, sia i giorni prima che dopo, la liberazione è durata fino a tutto l'agosto, i caduti, quindi andavano sotterrati dove capitava i caduti. Quindi loro cosa hanno fatto? Perché di molti di questi ragazzi, quando si seppellivano, si prendeva una bottiglia di vetro, questo è importante. Nome e cognome partigiano, con un foglio dentro. Quando si andava a pigliare. Bravo. Chiunque andesse a rilevarlo trovava si era la persona, non si sbagliava mai, ci si è messo tanto tempo che poi non si sapeva dove mettere perché nessuno voleva morti, ci davano due stanzoni loro, i frati, e noi si andava a raccattare tutti i morti, si era avuto l'impegno e io purtroppo sono uno di quelli che tutti li ho rilevati con le mie mani e li ho messi dentro. Di morte avevano paura anche a toccare i morti miei. Ai 46. Questi sono stati 5-6 anni di questa. Deposito, deposito laggiù, fino a che non era stato fatto sta appena. Poi si fece il funerale e si fece il funerale e si portò queste due. Poi il secondo tempo è stato deciso col comune di fare questa e quest'altra. Perché la prima cappella è questa qui, fatta da noi. Vecchi partigiani si è andato a cazzare altrini e palla. Insomma, siamo riusciti a fare anche questo. Siamo al cimitero di Rifredi per questo momento importante, la fine lavori di questa cappella che è posta qui dal 49 a ricordo delle vittime della liberazione, ricoverate qui anche con un grande lavoro di recupero dei partigiani che ricercarono lì dove erano state seppellite queste persone per consegnarle alla futura memoria. È finito il lavoro di restauro finanziato e ringrazio molto dalla Regione Toscana e seguito dalla Federazione Regionale delle Associazioni Partigiane e diciamo da oggi in poi questa cappella, credo luogo di memoria e anche di riflessione, viene restituita alla possibilità di essere visitata sia anche dai familiari, qui ce ne sono alcuni presenti, di spesso genitori che sono qui, ma anche alla memoria collettiva del nostro quartiere e della nostra città. Credo sia un momento importante e siamo qui stamane appunto a ricordare sia i fatti di allora ma anche il grande sforzo di oggi per tenere viva la memoria di queste persone martiri per la nostra libertà. Io sono commosso stamani ad essere qui e mi limito soltanto a ringraziare, perché questo è un momento in cui bisogna ringraziare. Ringraziare chi è sepolto qui, perché ha dato la vita per tutti noi. Ringraziare chi ha voluto recuperarne i corpi. Voglio ringraziare chi da professionista ha curato la ristrutturazione anche piuttosto consistente e le organizzazioni antifasciste provinciali, cominciando dal nostro Ragazzini, che hanno voluto questo recupero. Voglio ringraziare la Regione Toscana che con i suoi amministratori e con gli uffici ha dato un impulso determinante
per diciamo, trovare le risorse per questa ristrutturazione. Un ringraziamento particolare va a Leandro, che è qui, che ci onora della sua presenza, davvero. Solo lui può dire, tra quelli che siamo qua, cosa è successo in quei momenti e qual è stata la determinazione, la sofferenza, la fatica, la passione di attenzione proprio alla dignità dei suoi compagni di lotta caduti per portarli qui. E partendo da questo, che solo questo basterebbe, questo luogo non solo bisogna che sia conosciuto, ma questo luogo deve essere curato come tutti gli altri luoghi della città, perché è un luogo di memoria. E qui in particolare c'è la memoria della nostra storia, della nostra comunità, di coloro a cui dobbiamo essere per sempre grati. L'impegno sarà certo di curarlo questo luogo, perché solo così le nuove generazioni potranno anche avere testimonianza viva di quello che è stata proprio la nostra purtroppo drammatica storia del periodo bellico, che ha visto loro malgrado cadere tanti giovani che si sono presi solo l'impegno di essere responsabili nella comunità in cui vivevano, non si sono tirati indietro, e per questo davvero ne dobbiamo essere grati. Viva il nostro paese, viva la liberazione, viva anche l'antifascismo, di cui bisogna ribadirne i valori. Il valore dell'antifascismo non è da tenere al passato, va curato al presente e va organizzato per il futuro. Come Regione Toscana siamo felici e orgogliosi di poter restituire alla comunità di Firenze la Cappella dei Partigiani, oggi finalmente restaurata. Era un impegno doveroso da parte nostra sostenere la Federazione Regionale delle Associazioni Antifasciste della Resistenza in questi lavori di ristrutturazione. Io ringrazio il Presidente Ragazzini, ringrazio il Presidente del quartiere di Firenze, ringrazio l'Assessore Comunale con delega alla Cultura della Memoria Alessandro Martini, perché oggi ridare questo luogo finalmente alle cittadine e ai cittadini, ai parenti delle vittime, significa tenere alta, tenere viva, promuovere la memoria di ciò che è successo nell'estate del 44 e più in generale a causa di quei giorni terribili che furono i giorni del passaggio della guerra, ma ci furono donne e uomini che scelsero da che parte stare, che combatterono il nazifascismo, il fascismo nel nostro paese, consegnandoci un paese libero e democratico. Tenere viva la memoria di chi lottò, talvolta pagando con il prezzo più alto, quello della propria vita, è per noi un dovere, e il dovere che abbiamo è quello di consegnare queste testimonianze alle giovani generazioni, perché la memoria, per dirlo con il linguaggio della pandemia, è forse il vaccino più potente che abbiamo contro i pericolosi rigurgiti nazifascisti a cui ancora oggi, magari in forme diverse, assistiamo anche nei nostri territori. L'impegno della Regione Toscana per promuovere e tenere viva la cultura della memoria in questi anni non si è mai fermato. Voglio ricordare che abbiamo sempre sostenuto, ormai dal 2003, questa associazione, questa federazione di associazioni, e quindi anche questi lavori sono stati possibili, resi possibili grazie al contributo della Regione Toscana con la legge 38 del 2002. Oggi ricordare è ancora più importante e dobbiamo prenderci questo impegno di fronte a tutta la comunità della nostra regione. E voglio ricordare che il simbolo della Regione Toscana, il Pegaso alato, fu scelto proprio perché era il simbolo del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Questo a ricordare e a simboleggiare sempre che la Toscana, orgogliosamente, affonda le proprie radici nei valori della resistenza e dell'antifascismo. Thank you.
Fassi il tempo, ragazzi. Io ho fatto il possibile.